Genitori da pochi giorni. La coppia VIP di Canale 5 emoziona. L'incontro dei figli con il fratellino Mattia. Il momento della presentazione di un neonato ai propri fratellini è un momento magico. E così, la coppia nata anni fa a Uomini e Donne, ha deciso di immortalare la scena e pubblicare il video sui propri account Instagram. È una cosa meravigliosa. Mi chiedo come non si possa morire d'amore, perché credetemi, questa casa esplode d'amore, ha scritto lei a corredo del filmato pubblicato in rete. Nel video si vedono gli altri due figli della coppia arrivare in clinica per conoscere il fratellino Mattia. L'arrivo del piccolo è stato particolarmente voluto e sentito dalla coppia nata a Uomini e Donne nel lontano 2014. Dopo la nascita di Niccolò e Leonardo, i due hanno dovuto affrontare un bruttissimo momento. Alessia Cammarota e il marito Aldo Palmieri presentano Mattia ai figli. Alessia Cammarota e il marito Aldo Palmieri avevano intenzione di allargare la famiglia già 2 anni fa, ma purtroppo nel 2021 la ex corteggiatrice aveva avuto un aborto. La coppia ha 2 figli. Niccolò e Leonardo, e ora la famiglia ha dato il benvenuto a Mattia, nato il 18 luglio. I fan già conoscevano sesso e nome. L'avevano svelato i due fratellini durante una ospitata nel salotto di Verissimo pochi mesi fa. Nel 2013 il matrimonio, poi l'arrivo di Niccolò e Leonardo. Il 18 luglio 2023 l'arrivo del terogenito. Tutto l'amore che ho, ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne nella foto pubblicata su Instagram, in cui si trova accanto alla compagna ancora in ospedale dopo il parto. E nel video pubblicato in queste ore l'emozionante incontro dei bimbi con il fratellino. Sotto al video tantissimi messaggi per la coppia e i 3 bimbi, finalmente tutti riuniti. Come detto, 2 anni fa Alessia Cammarota aveva avuto un aborto. 2 anni fa il terzo bambino arrivò senza farsi attendere. C'era grande attesa, poi un giorno tutto crollò. Quel meraviglioso bambino era incompatibile con la vita e dopo settimane di consulti, visite, la risposta era sempre la stessa. Ci dispiace, aveva raccontato Alessia Cammarota raccontando di aver perso il suo bambino.